ci stava dando quella speranza di poter andare comunque in Champions League l'anno prossimo, quindi evitiamo di buttare all'aria anche questa piccolissima speranza. Facciamo il nostro. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per fare un po' il recapino sulla settimana europea delle italiane e poi nella seconda metà del video ci agganciamo a Empoli-Napoli. Io so che tanti di voi preferirebbero, che so, parlare dell'allenatore, parlare del mercato, parlare già dell'anno prossimo. Però ragazzi, qua c'è da prendersi l'Europa. Però lo ripeterò fino a quando non arriverà la matematica. La stagione non è finita, quindi cerchiamo di rimanere concentrati su quest'ultime 6 partite. C'è ancora da salvare qualcosina. Prima però di parlare un po' di tutte queste cose, ragazzi, come sempre vi ricordo l'iscrizione al canale, che è gratis. Tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. Fatelo perché è gratis e aiutate a crescere il progetto. E attivate poi la campanella perché così rimarrete aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Allora, ragazzi, partiamo con il recap europeo. Settimana, diciamo che per l'italiana è stata sicuramente ottima, perché su 4 squadre 3 sono arrivate in semifinale. La Roma batte il Milan. E io dico subito una cosa: intanto vi metto il tabellone della semifinale dell'Europa League. Io dico una cosa: ieri mi sono visto Roma-Milan e ho onestamente cambiato idea su Pioli, perché se vi ricordate qualche settimana fa dissi: Pioli non è male, non è proprio la mia prima scelta, non è proprio quello che andrei a prendere, però tutto sommato è un allenatore che sa il fatto suo. Dopo la partita di ieri, onestamente, ho rivisto un po' in calo, diciamo, le mie considerazioni verso Pioli, perché ieri ho visto proprio, ragazzi, un Milan tatticamente inesistente. Cioè, Pioli dal punto di vista tattico un disastro sotto tutti i punti di vista. Dall'altra parte invece una Roma che secondo me è stata caricata parecchio dall'annuncio di ieri sul rinnovo di De Rossi. Secondo me sta cosa ha influito, non è stata sicuramente decisiva, però ha influito in positivo sulla partita. E mi auguro che che De Laurentiis ieri sera abbia visto la partita e abbia deciso, diciamo, di scattare Pioli. Sarebbe perfetto per De Laurentiis, perché è un aziendalista, sta zitto lì, non dice mai una parola fuori posto, si fa piacere tutto. Quindi, diciamo, dal punto di vista del profilo è sicuramente perfetto per De Laurentiis, però onestamente, cioè, se la scelta è Pioli o italiano, io preferisco prendere italiano, sinceramente, che almeno è un allenatore comunque giovane che vuole mettersi in mostra e che ha comunque, secondo me, un'idea tattica che è migliore di quella di Pioli. Dall'altra parte, l'Atalanta perde 1-0 contro il Liverpool, però una sconfitta assolutamente inutile perché l'andata avevano vinto 3-0 e quindi l'Atalanta va in semifinale di Europa League. Diciamo che Atalanta e Roma negli ultimi anni stanno veramente dando filo da torcere in Europa. Noi comunque nei famosi 13-14 anni di fila in Europa abbiamo fatto una semifinale, che era quella col Dnipro, che sappiamo benissimo com'è andata. Io onestamente, ce lo ripeto, ragazzi, giocare alla Champions League è bellissimo, tutto quello che volete, giochi contro le grandi d'Europa, fai dei match storici, però ragazzi, con tutto il bene, ma noi quando vinceremo mai una Champions League? Cioè, ti deve andare bene come l'anno scorso, che acchiappi tutte le squadre abbordabili nella tua metà e magari arrivi in finale e acchiappi l'armata incredibile, che so, il City. Ma noi ragazzi non siamo all'altezza della Champions League, noi non potremo mai vincere una Champions. Cioè, io onestamente preferisco farmi una coppa di minore importanza, tipo l'Europa League, ma almeno farmi un percorso del genere come fanno Atalanta e Roma, che magari arrivi in semifinale, ti potresti giocare una finale, potresti giocarti un trofeo. Cioè, io lo so che la Champions è fondamentale, cioè il Napoli sotto un certo punto di vista fa bene ad ambire la Champions League, perché la Champions ti porta soldi, puoi, diciamo, economicamente parlando, arricchirti parecchio e puoi allestire comunque un progetto tecnico importante. Però questo vale più di magari un percorso europeo in una coppa minore che magari ti può portare alla fine anno ad azzartela quella coppa? Cioè, è più importante arrivare agli ottavi di Champions piuttosto che vincere un'Europa League o una Conference? Io vorrei vedere la bacheca piena. E sono consapevole che il Napoli non, cioè, la Champions League e il Mondiale per Club, cioè, ma manco fra 50 anni forse punterei ad andare all'Europa League o in Conference, perché almeno lì
ti puoi giocarti un trofeo fino alla finale. Ecco, questo è il mio parere. Magari ditemi la vostra nei commenti. Comunque, questo è il tabellone della semifinale. Allora, secondo me, ragazzi, il rischio di una finale europea c'è, arrivati a questo punto, perché il Liverpool, che secondo me era la candidata numero uno, è stata buttata via. Benfica pure era una squadra, secondo me, che poteva magari dare fastidio, è uscita ai rigori col Marsiglia. Dall'altra ci sono Leverkusen e Roma. Ora, la Roma, secondo me, adesso ci avrà un avversario molto molto tosto e difficile, perché Leverkusen, lo sappiamo, 43 partite di fila senza perdere, una roba del genere. Poi questa è un po' anche una rivincita per il Leverkusen l'anno scorso, perché ci ricordiamo, l'anno scorso si è fatta la semifinale proprio Roma-Leverkusen, e quindi la Roma adesso diciamo che il livello si alza parecchio. Dall'altra parte, Atalanta-Marsiglia, onestamente, sono sincero, l'Atalanta per me è in finale. Dall'altra parte, onestamente, è difficile, però c'è il serio rischio che si possa vedere un Atalanta-Roma in finale di Europa League. E ragazzi, attenzione, attenzione, perché potrebbe succedere un qualcosa che veramente potremmo dire che De Laurentiis è l'uomo più fortunato della storia, perché c'è un caso remoto che la sesta possa andare in Champions League. Sì, e cosa deve succedere? Praticamente, ragazzi, una tra Atalanta e Roma deve vincere l'Europa League e in contemporanea deve arrivare quinta in appunto in campionato. Se così fosse, allora la sesta andrebbe in Champions. Ripeto, una delle due deve vincere l'Europa League e contemporaneamente arrivare quinta. In quel caso la sesta andrebbe in Champions e tu a oggi hai, se non sbaglio, 2 punti dal sesto posto che è occupato attualmente dall'Atalanta. Atalanta che però ha la partita ancora da recuperare con la Fiorentina, però stiamo vedendo che l'Atalanta, con l'impegno europeo in mezzo e con anche la Coppa Italia in mezzo al campionato, sta dimostrando di non tenere botta in tutte e tre le competizioni, e quindi sta lasciando qualche punticino in campionato. Quindi ragazzi, c'è proprio questa piccolissima speranza di andare in Champions da sesti. Proprio per questo motivo tu devi fare il tuo, cerca di vincere più partite possibili, perché magari ti va bene, hai un po' di culo, arrivi sesto e vai in Champions League comunque. Ecco, quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare questo scenario, perché comunque, ragazzi, secondo me Atalanta e Roma possono arrivare in finale e potrebbero anche vincere l'Europa League. Facciamo il nostro, ecco, facciamo il nostro, e nel mentre speriamo che possa succedere, diciamo, questo scenario, che possa concretizzarsi, perché sarebbe veramente incredibile. Cioè, dopo tutto quello che è successo quest'anno, andresti comunque in Champions League e sarebbe qualcosa di pazzesco e onestamente anche immeritato, perché non ce lo meritiamo, secondo me, quest'anno di andare in Champions, però c'è la possibilità, quindi approfittiamone. Chiudiamo la parentesi Europa League, apriamo quella della Conference. Ieri la Fiorentina ha battuto 2-0 il Viktoria Plzen, e la cosa, diciamo, che ha fatto un po' storcere il naso più che altro ai tifosi del Napoli piuttosto che quelli della Fiorentina, è il fatto che comunque la Fiorentina abbia fatto 180 minuti contro il Plzen e ha fatto 0 gol, perché l'andata era finita 0-0. Ieri 0-0, con anche l'uomo in più, perché il Plzen a un certo punto ha cominciato a giocare in 10, e i due gol sono arrivati nei supplementari, ecco, uno al 91esimo, 92esimo, e uno nel finale su contropiede. Quindi la Fiorentina deve andare ai supplementari per battere il Plzen. Il Club Brugge batte il PAOK abbastanza agevolmente e quindi va in semifinale e incontrerà appunto la Fiorentina. Secondo me, ragazzi, il percorso della Fiorentina quest'anno in Conference è decisamente più tosto di quello dell'anno scorso, perché comunque quest'anno adesso c'hai Bruges, che è comunque un club difficile, tosto, che c'ha anche una filosofia abbastanza interessante, e se dovessi andare in finale incontrerai l'Aston Villa, che a mio avviso è più forte del West Ham dell'anno scorso. Quindi il percorso quest'anno sarà più complicato e la vedo dura vincere, però secondo me la Fiorentina può arrivare ancora in finale. Italiano lascerebbe Firenze comunque con 3 finali potenzialmente, perché l'anno scorso ha fatto anche la finale di Coppa Italia. Ricordiamoci comunque che all'arrivo di Italiano la Fiorentina
l'anno prima aveva rischiato di retrocedere. L'italiano a Firenze ha fatto cose molto importanti, riportando la Fiorentina in Europa e facendogli giocare due finali, una di Coppa Italia e una di Conference, e potenzialmente questa non potrebbe ricapitare, perché ricordiamoci che la Fiorentina è ancora in Coppa Italia, quindi potenzialmente potrebbe fare un bis di finali. E chissà, magari una la vince e così se ne va da vincitore a Firenze per arrivare a Napoli. Ecco, quindi occhio alla Fiorentina, però ripeto, c'è l'Aston Villa. L'Aston Villa comunque ieri ha rischiato di uscire perché è dovuta passare ai rigori contro il Lille. Era abbastanza, diciamo, prevedibile, perché comunque il Lille è una bella squadra e soprattutto è allenata da un allenatore secondo me bravo, e che in Italia è stato secondo me un po' troppo bisprattato e capito poco, ovvero Fonseca. E vi dico giusto una cosina, sperando che in questo mese non esca fuori il nome di Fonseca al Napoli, perché secondo me potrebbe essere magari quel nome nascosto che nessuno dice, che magari poi alla fine verrà. Non mi dispiacerebbe un Fonseca al Napoli. Quindi Aston Villa, Olympiacos ha vinto anche lei ai rigori ed è per la prima volta nella sua storia in una semifinale europea. Non credo che riuscirà ad arrivare in finale. E poi l'altra semifinale, Fiorentina Club Brugge. Quindi diciamo che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare in finale. E io credo che a questo punto, ragazzi, vedendo anche la Serie A, diciamo la classifica, io penso che a questo punto la Fiorentina abbia fatto una scelta, cioè lasciar perdere, tra virgolette, la Serie A e concentrarsi sulle coppe, perché la Fiorentina, diciamo che se vuole andare in Europa l'anno prossimo, penso che dovrà farlo solo attraverso la Coppa Italia o la Conference, perché oggi la Fiorentina è decima e c'ha sopra Lazio, Napoli e il Torino. Secondo me sta facendo all-in sulle coppe ed è un rischio, perché comunque hai avversari più forti davanti. Detto questo, ragazzi, chiudiamo la parentesi dell'Europa, della Conference League, e pensiamo un po' ai fatti nostri, ai fatti di casa, perché domani c'è una trasferta a Empoli. E quindi andiamo a vedere la probabile formazione. Ecco, questa è la probabile formazione di domani. Noi sappiamo bene, storicamente, le trasferte a Empoli sono sempre state un toccasana, ecco, per usare un termine così. Affrontiamo un Empoli che è in lotta per la salvezza, che con Nicola è resuscitata, mettiamola così. Un Empoli poi, ragazzi, che sarà pieno comunque di giocatori ex, e chi invece sarà del Napoli, perché sto vedendo la probabile formazione dell'Empoli, giocheranno sicuramente Luperto e Brezinski, e quindi attenzione, e poi in porta Caprile. Già vi dico, ragazzi, domani Caprile sarà il migliore in campo, ma sicuro succederà che domani Caprile parerà anche le smadonne di Osimhen e Kvara, quindi attenzione. Io vi dico anche un'altra cosa, attenzione a Cherry, perché se non sbaglio sta ancora a 0 gol. E sappiamo benissimo che queste sono le classiche partite dove noi sblocchiamo i morti. Attenzione anche a destro, nel dubbio. Quindi affrontiamo una squadra sicuramente che ci darà filo da torcere e che sarà pericolosa. Questa dovrebbe essere la formazione del Napoli. Vi ricordo che abbiamo Contini, Olivera indisponibili, Mario Rui e Rachmani squalificati. E per il resto nessun altro disponibile, quindi 4-3 come sempre. Diciamo, ragazzi, è la formazione solita, soltanto che ci sarà Ostigard al posto di Rachmani e Mazzocchi al posto di Mario Rui Olivera. Queste secondo me saranno le uniche due variazioni. Poi per il resto, Juan Jesus ha recuperato nell'ultimo report allenamento, non è stato citato, quindi vuol dire che si è allenato in gruppo, così come Kvaratskhelia. Quindi Kvara e Juan Jesus probabilmente domani torneranno dal primo minuto. Poi Di Lorenzo, che continuerà a giocare e che probabilmente anche domani farà una partita sottotono. Finalmente vediamo un po' Mazzocchi a sinistra. Centrocampo i soliti, attacco i soliti. Ecco, quindi domani non mi aspetto assolutamente nessuna sorpresa, e onestamente mi sono anche arreso la speranza di vedere qualche faccia nuova, che so, un Nathan o un Lindstrom o un Gong. Ci ho onestamente perso le speranze, quindi mi aspetto sicuramente la solita formazione domani. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Cosa vi aspettate da domani? Siete fiduciosi? Siete pessimisti?
pareggio, sconfitta, vittoria, ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati se uscite i nuovi video. Detto questo ragazzi, continua questo valzer di panchine, ieri era in pool Conte, oggi si scopre che Conte le percentuali si sono scese, mo è in pool Pioli, subito dietro c'è Italiano, domani sicuramente cambieranno qualcosa. Oggi è uscito fuori anche il nome di Montella. Se ci fate caso, l'anno scorso si sono fatti 3.000 nomi e tra questi nomi alla fine chi è stato preso? Quello che non è mai stato citato, cioè Garcia. Magari che probabilmente succederà anche quest'anno. Io spero che non venga fatto il nome di Fonseca, perché secondo me Fonseca al Napoli potrebbe fare qualcosa di interessante. Comunque ragazzi, noi ci vediamo domani con il post partita di Empoli-Napoli. Forza Napoli sempre ragazzi, e mi raccomando, facciamoci queste 6 partite in santa pace e cerchiamo di vincere il più possibile, perché i segnali divini, gli astri che si stanno allineando ci stanno permettendo, nonostante tutto, cioè ci stanno dando quella speranza di poter andare comunque in Champions League l'anno prossimo, quindi evitiamo di buttare all'aria anche questa piccolissima speranza, facciamo il nostro e può essere che ci va bene e riusciamo ad andare in Champions l'anno prossimo da sesti con lo scudetto sul petto, ricordiamolo sempre.